Quando ripresi i sensi, persi ogni speranza. Gli imperialisti usavano i prigionieri come schiavi o bersagli al poligono di tiro. Ok, andiamo alla vettura blindata. Ecco il piano, Pavel. Tu lo porti al nostro carrello con la vettura blindata. Mancherà davvero poco, solo le scarpe. Armi di merda. E la missione? Ehi, Miller ti darà una medaglia se gli porti notizie di Ader. Penserò io alla. Allora. Ci vediamo alla stazione nera. Cambiamo una cappa col pompa, va? Dammi tutto. Chi che c'è? Un'altra pompa. Tu dammi cose. Qua c'è una cappa. Ok. Vediamo i trofei. Uccidi 30 nemici con granata incendiaria. Fai saltare in aria 30 nemici. Deposito vagoni, entra nella stazione imperialista uccidendo la prima guardia senza essere rilevato. Eh no, combattimento sul carrello, non ce ne frega. Andiamo avanti qua. Andiamo. Dovresti entrare nella torretta. Sarà più difficile vederti. Spero che tu sappia come funziona una mitragliatrice. Beh, ragazzi, buona fortuna a voi. Palle sta parte. Cercheremo di superare i posti di blocco senza fare rumore. Se mantenete la calma, potrebbero sorvolare sul fatto che siamo i sostituti dell'equipaggio. Se va tutto a rotoli, fate quello che vi dico. Spariamo.
Muovetevi! Dovrebbero avermi già sparato uno che fa tutto questo casino. È qui la festa! Che state facendo qui? Questo veicolo non è previsto. Secondo te che sto facendo qua? Ecco, siamo stati inviati al posto di blocco avanzato, signore, per consegnare munizioni. Hanno già ricevuto le munizioni. Chi siete? Alzate la visiera! Halt! Allarme! Ai veicoli! Ops. Non è morto. Minchia, hanno tirato... Ho tirato quattro colpi in faccia. Un cazzo fatto di morire. No, era di là, cazzo. Ma che cazzo? Ma questo è dietro, non è a sinistra. Hanno invertito i tasti, mi sa che ho invertito i tasti. Non ci credo che muoio qua, questa è la difficoltà più facile. Ho invertito i tasti degli analogici, quello per andare a destra e a sinistra e quello per andare su e giù. Non ci sto capendo più un cazzo. Vabbè, mi fai curare? Ancora ce n'è? Oddio! È un Panzer! Dov'è il Panzer? Scusami. Quindi? Quindi? Eccolo! Fuoco! Ma che cazzo? Mi fanno le imboscate. Fuoco!
non ci sono i comandi? Cioè, sono invertiti. Non ci sono i comandi. Vabbè. Finita questa parte atroce, ti prego. Dimmi che è finita. Grazie. Sbrighiamoci, Artyom. Ok. No, volevo andare di là. No. Ah. Dammi tutto. Una chiave, buono. Per le casseforti. Ah, che qua. E c'è qui? Soldi, non me ne faccio niente. Perché sono arrivato a 1000 ormai. Filtro ce l'ho al massimo. Sti cazzi, è piena di colpi quella roba. Non dobbiamo andare stealth. Forse anche sì. Sì sì. Negli altri livelli c'è da andare stealth. Quindi ce lo teniamo quello. Pam 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 pam. Prendi il taccuino. Finito? Meno male. Lo scontro a fuoco con i carrelli degli imperialisti sembrava che avremmo avuto la strada spianata. Ancora una volta. Ma dov'è che siamo? Oh, deposito vagoni. Qua devo uccidere la prima guardia senza farmi sgamare. Attenzione, giù! Oh cazzo.
Dovevano proprio costruire tutta questa robaccia. Fai attenzione se non vuoi farti stendere. O stai giù o spari. Sparo. Già, è un posto spettrale. Stai sempre in guardia in queste gallerie. Se ti rilassi anche solo un momento sei freddo. Una volta abbiamo avuto un incidente. Sul carrello è rimasto solo un paio di stivali. Ascolta, ci stiamo avvicinando a una stazione. Dovrebbe essere deserta, ma devi essere pronto a tutto. Luce, ci deve essere qualcuno. Sì, incursore. Trofeo fatto. Uccidi la prima guardia senza essere sgavato. Questo è l'inizio. Dobbiamo uscire di qui alla svelta. Ci risiamo. Riparati dietro la corazza. Vai. Cazzo, aggrappati a cosa? Non avevano un carrello, altrimenti ci avrebbero preso in questa galleria. Pensa a te, se tu uccidi la prima guardia, non ti sgamano in tutto questo percorso. Hanno fatto saltare tutto. Aia, mi scusi. Sono confuso. Ma aggrappati a cosa? Oh, deposito vagone. Finalmente lo vedo. Che cazzo? Uccidili! Altrimenti non usciremo mai. Poverino. Ok. Ora dove siamo? Deposito vagoni. Vediamo se c'è qualche altro trofeo. Allora.
30 uccisioni con il fuoco infernale. Potremmo farlo. Ok. Allora, mettiamoci il fuoco infernale. Ok. 30 uccisioni devo fare. Qua ci sarà il taccuino, penso. Una cassaforte? Va bene Pasqua, buona domenica allora. Morte di Pavel, rimasi solo. Dovevo raggiungere la stazione nera, in qualche modo. Pullman mi aspettava per portarmi alla polis. Difesa, si chiama questa missione. Mi sa che non c'è niente da fare qua, di trofei. Ah, ma siamo qui. Ah, ok, allora posso spendere le munizioni. Ah no, adesso c'è l'assalto, adesso. Ok. Prima dobbiamo respingere i tizi. Ok. Vai. Non so cosa diavolo tu ci faccia qui, ma Sono non chiamate in pronto. più fa sempre comodo. Il passaggio della stazione è chiuso fino al termine delle evacuazioni. Preparati a combattere. Prendi tutte le munizioni di scorta rimaste nel nascondiglio. Ora sei uno di noi. La nostra squadra si chiama Figli del Sottosuolo. Amici, dobbiamo trattenere il nemico ancora per qualche minuto. Non voglio mentirvi, sarà un combattimento feroce. Ma pensate ai vostri cari alla stazione. Le bestie Cos'è che questa cosa fatta di carta? sono in linea non avranno pietà di loro. Quindi pronti a sparare? Vi faccio qui vedere come si battono i veri uomini. Lo senti? Cazzo, ora sono vicino. Alla fiducia! Restate calmi!
Avanti, avanti, avanti. Se ci muoviamo qui, porca puta. Accidenti, 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 accidenti. Avanti. Ok. Si inizia. Sono tutti morti. Combattete, codardi. Fuoco infernale picchia bello. Picchia, picchia un casino, due colpi di tiro giù. Porca puta. Devo ucciderne il più possibile. Devo ucciderne 30 per fare il trofeo. Questa è fatta apposta per farti fare il trofeo del fuoco infernale, secondo me. Perché ci sono veramente tanti nemici che puoi uccidere. Fatta? Strano che non ho fatto il trofeo, ne ho uccisi parecchie. E ne mancheranno pochi comunque. Troppi mutanti sono entrati. Dobbiamo avvertire Polis. Ma come puoi vedere, io ho finito di combattere. Ho una missione di vitale. Sì, ci vado io, ci vado io. Vai alla nostra stazione. Contatta la Polis. Taccuino. Minchia, 4 ce n'è da raccogliere. È lunga la sua missione.
Posso morire? Te, muori. Vuoi vero che qua ci sono i topini qua di merda? Puzzle. Matrice. Possibile che qua non c'è niente? Possibile, neanche un taccuino? Ah. Non mi ricordo dove sono i taccuini qua. Aspettate un attimo. Devo vedere quante uccisioni devo fare col fuoco infernale. Cioè, ne devo fare 30. Ma 30 mostri o 30 umani? Perché ne ho già fatte 30. Effetto 30 uccisioni con il fuoco infernale. Boh, a caso. Impossibile che non ho fatto fuori 30 tizi. Possibile. Non ci ha fatti fuori più di 30. Boh. Mi mancherà poco allora. Poco, poco, poco. Allora, la chiave infame è qui, a sinistra. Che alla prima run ci ho messo 20 anni per trovarla. Eccola qua. Cioè, uno come cazzo fa a trovarla? Non lo so. Chiave infame, trovata. Questa porta è aperta. Che cazzo ho fatto? Boh. Ok. Ora possiamo aprire quella porta. Però prima voglio andare di qua. Non mi ricordo cosa c'è. Scatole.
Che palle, oh! I taccuini dove cazzo li hanno nascosti? Ah no, non si può aprire ancora. Andiamo su di qua. Ah, si aprirà da questo lato. Quest'arma non ho capito ancora che cazzo serve. Ah, è tipo una spara spilli, eh. Va molto meglio questo. Ah, però si possono recuperare i colpi. Ah. Metti la mascherina. Pezzo di infame, mi ha dato un morso e è scappato. Dove hanno nascosto i fottuti taccuini, cazzo, che palle. Ma me li devo riprendere tutti, ma non mi ricordo dove sono. Anche perché sono tanti. Comunque le ho fatte 30 uccisioni col fuoco infernale, perché non mi dà il trofeo non lo so. Forse questi piccolini qua, tipo topi che corrono, non contano. Boh. Oh, eccone qua uno. Ne mancano? Mancano due.
Ci mangeranno! Ti prego, svegliati, perché dormi? Andiamo dalla mamma. Hai detto che mi avresti portato dalla mamma, me l'hai promesso! Vattene! Lasciami in pace! La mamma mi ha detto di non parlare con gli sconosciuti! Ti prego, donna, aspettato! Sei ferito! Incattivito il bambino! Madonna! Non si sveglierà, penso che sia morto. È morto, vero? Come faccio a tornare a casa? Mi porterai tu? Ma io non ti conosco. Però se non... Immagino che i mostri mi mangeranno. Hai una pistola? Ok. Ha voglia. Allora forse vengo con te. Tu puoi sparare ai mostri, giusto? Ok. Mi chiamo Sasha. Tu spari e io ti guardo le spalle. Non sopporto di lasciare qui lo zio. Ero venuto a trovare lo zio. Mi stava riaccompagnando a casa. Wow, bel posto dove abita lo zio. Mi sono saltati addosso. Lui ha cominciato a sparare. Poi un grosso Nosalis lo ha morso sul collo. Ma lo zio è molto forte e l'ha ucciso col coltello. Tu non sembri forte come lo zio. Ah, mi ricordo sta parte, è lunghissima. Ci mangeranno tutti e due. È lunghissima questa parte. Sbatti. Veramente lunga. Questa è una doppietta. Ah, è vero che non posso correre perché c'ho il bambino sulle spalle. Oi. Questi mordono alle caviglie, mordono. Non era di qua? Ah, qua. Che botto! Non ho il permesso di toccarlo, ma in quell'armadietto ci sono delle munizioni. Quello. Anche una pistola. È in un posto sicuro finché non sarò abbastanza grande per usarla. Ma te la presto se la tua si rompe. Ce n'ho già due di riserva, grazie. Ehi, quello sta strisciando da dietro! Infame. Comunque qua non voglio usare il fuoco infernale. Perché mi sa che questi nemici non li conta. Questi qua piccolini. Ehi, che escono dai buchi. Sta andando bene cosa, Harry? La live o te che stai giocando a cosa? Non ho capito. Dove erano? Sai com'è? È il centesimo che troviamo, cioè, vuoi che non guardo per terra? Non si dovrebbero lanciare delle granate qui dentro. La mamma dice che il soffitto è fragile, potrebbe cadere. Ce n'è un altro! Ehi, quello sta strisciando da dietro! Dov'è? Infame. Questa cassaforte non l'avevo aperta la prima volta. Quanti cazzo ne arrivano qua?
Qua ci sono due strade. Questa è una chiave. Dammi subito. Ci sono altre cassaforti qua? No. Devo aprire 15 cassaforti. Penso che ci sono. Quasi arrivato. Sembra un cavo. Avrò aperte una decina almeno. Là. Alla difficoltà minore, anche se corri attraverso le bombe, non ti fanno niente, cioè. Davvero andiamo via dalla stazione? Forte! Non sono mai stato nelle gallerie prima. La mamma dice che sono un posto spaventoso, dove i bambini si perdono. La mamma dice che se i bambini vanno troppo lontano nelle gallerie, i mutanti li catturano e gli mangiano il cervello. E poi quei bambini diventano non solo il cervello, e tutto. A caccia di altri bambini. È vero? Wow! Cosa c'è lassù? Aspetta, lo zio mi ha fatto vedere un disegno una volta. Il cielo! Quello è il cielo, vero? È come un soffitto dipinto. Diventerò famoso. Ho visto il cielo. Pensi che possiamo arrampicarci fino al cielo? Io mi ricordavo che era più lunga sta parte. Aspetta, non mi va di andare tanto in alto. Non farmi cadere. Ah, infatti, là ci sono le altre gallerie. Ok. Qui è. Suo mi ha detto che me lo avrebbe riportato, ma avrei dovuto pensare. Mamma, è la mia mamma! Andiamo, mi sta cercando! Lasciami andare, lasciami andare! Andiamo, andiamo! Sashenka, sei vivo! Lo zio è morto. Povero Seriosha. Ma mi ha portato grazie per aver salvato mio figlio. Io l'ho aiutato a sparare i mostri. Ma prendi queste cartucce. Sono meglio che niente. Mamma, ho visto il cielo. Prendile. No. No, sono un coglione. Non dovevo prenderle. Bene, andiamo. Fuck, non dovevo prenderle per fare il trofeo. No. Dovevo lasciargliele. Fanculo. Aspetta, posso caricare l'ultimo checkpoint, vediamo. Da dove parto? Dimmi che parto da qui. Li catturano e gli mangiano il cervello. E poi quei bambini diventano dei mutanti. Ok, che culo, che culo. Wow. Cosa c'è lassù? Buono. Aspetta, lo zio mi ha fatto vedere un disegno una volta. Buono così. Quello è il cielo, vero? È come un soffitto dipinto. Diventerò famoso. Ho visto il cielo. Sì, se non muori prima, diventi famoso. Pensi che possiamo arrampicarci fino al cielo? Certo. Stiamo andando. Aspetta, non mi va di andare tanto in alto. Non farmi cadere. Suo zio mi ha detto che me lo avrebbe riportato, ma avrei dovuto pensarci da me. Chi, suo zio? È la mia mamma. Andiamo, mi sta cercando. Lasciami andare, lasciami andare da lei. Sashenka, sei vivo. Sashenka, stai bene? Ma dov'è lo zio? Come sei arrivato fin qui? Lo zio è morto, mamma. Ma mi ha portato quest'uomo sulle sue spalle. Io l'ho aiutato a sparare ai mostri. Grazie, amico. Hai idea di quello che significa quel ragazzo? Mamma, ho visto il cielo. È importante per tutti noi. Se suo figlio fosse morto, e sarebbe morto. Oddio, povero Seriosha. Grazie per aver salvato mio figlio. Beh. Non potrò mai ripagarti. Ma prendi queste cartucce. Sono meglio che niente. Rifiuta. Ok. Bene, qui. Andiamo. La stazione nera. Andiamo. Questa galleria non è stata. Come se non avessi.
Ok, in stazione. Ora devo spendere 500 munizioni di grado militare. Però devo vedere se la gente vuole le monete. Voi volete monete? No. Qua c'è il taccuino. Cazzo, ne ho saltato uno, ma io lo sapevo che lo saltavo. Fuck, penso anche di sapere dov'è. Andiamo a riprenderlo, va? Penso di sapere dove. Qua sotto? No. Ah, che palle, ho saltato un taccuino. Sbatti. Vabbè, e quindi li prenderò alla fine. Allora, c'è un trofeo che mi dice: spendi 500 munizioni di grado militare. No, com'è che era? Concludi 30 transazioni nei negozi di armi. Ok. Nei negozi di armi, e ok. Vendi 500 munizioni calibro 5.45 di grado militare. Ok, allora, li devo vendere prima. Quindi... scambio di proiettili! Compra, vendi. Io voglio vendere quelle di grado militare, come cazzo faccio? Ah, forse la devo disequipaggiare. Ma non me lo fa fare. Salvi, ho
offerte speciali, le migliori armi dei grandi armaioli. Vendo, compro. Faccio vendere le munizioni di grado militare, cazzo. Ottimo affare. Servono munizioni. Chiedete a me. Come vuoi. Beh, dice concludi 30 transazioni. Quindi basta che io vendo tutto. Tutta la metropolitana. Tipo se io vendo i coltelli più precisi del mondo. Queste. Ricordati di contare fino a 5. Poi vendo queste. Queste sono transazioni, perché non mi dà l'obiettivo? Non hai quel calibro. Prego. Passate pure. No, no, non voglio passare. Non voglio passare. Non troverete. Allora facciamo così. Carica l'ultimo checkpoint. La stazione nera non è lontana da qui. Questa galleria va nella direzione che ora il fuoco infernale l'ho levato. Vediamo se me ne fa vendere. Qui abbiamo detto che non c'era niente da fare. Il taccuino l'ho preso. Vediamo se me ne fa vendere, mo. Questo pezzo di schifo non me lo fa vendere. Perché? Come vuoi. Saldi, offerte speciali, le migliori armi dei grandi armaioli. Tutta la metropolitana. Come vuoi tu. Servono munizioni. Chiedete a me. Allora. Fa pezzi il bersaglio. Compriamo queste. Compra. Vendi. Ricordati di contare fino a 5. I coltelli più precisi del mondo. Vendi. E dove sono le tue munizioni? Le mie sono qui. Non hai quel calibro. Compra. Dove fare scorta? Prego. Personalizza. Non la voglio rimuovere.
Ok. Passate pure. Perché non sono riuscito a vendere le munizioni? Non ho capito. Come mai? Salì di nuovo nella mosca che l'Apocalisse aveva reso cupa e pure affascinante. Alla stazione Tana mi avvertirono della presenza di una nuova squadra di ranger imperialisti in superficie. Ma volevo. Quindi dove siamo, mo? Avamposto? Ok, siamo all'avamposto. Vediamo se c'è qualcosa da fare. Quindi fate attenzione. Vediamo se riesco a farla al primo colpo qua. Ok, perfetto. Allora, ripassiamo. Abbiamo non più di 15 minuti per aprire il portello stagno. Se non ce la facciamo in tempo, ripiegate verso la base. Stavo pensando di farlo saltare. Che ne dici, Air Officer? Restare quassù mi fa venire i brividi. Guarda, guarda. Tra noi c'è un pensatore. Eccellente. E hai pensato a cosa faremmo dopo aver conquistato la Tana? Useremmo la tua stupida testa per bloccare l'uscita? Basta chiacchiere! Il Reichsführer ci ha assegnato un compito preciso: conquistare la stazione senza clamore.
c'è qua? Oh, figata. Qua non ci ero passato. Non ci ero mai passato la prima run. Proviamo ad andare qua sopra, vediamo che cacchio c'è. Deve essere qualcosa per forza qua. Serve fare tutta sta cosa sopra se poi non c'è niente. Ah, ok, qua c'era questo, il medikit, ma ce l'ho già. Cioè, questa è una scatoletta di tonno, cos'è? La scatoletta delle alici. No, non ci credo che non serva a niente andare lì sopra. Ho capito forse.
No, non cadere. Ok. Forse bisogna andare qua. E andare qua. Una volta che sono qui, e che cazzo, cioè non c'è niente. Perché mi serve fare tutto sto casino? Forse andare da quello di sotto. E in quella galleria là in fondo che c'è? Ma è possibile che qui non c'è niente da raccogliere? Di più del guardia.
Boh, cioè entrare qua mi ha fatto solo un coltellino, mi ha dato. Boh, questa parte non la sto capendo, cioè. Tutto inutile. C'era il taccuino. Ok, mi sono pigliato almeno un taccuino. Vediamo quanti me ne mancano. Ok, me ne manca solo uno. Io pensavo ci fosse qualche nascondiglio per i ranger, quelli nascosti. Magari qua c'è qualcosa. Magari qua c'è qualcosa. La prima volta che ho fatto questa missione non ho esplorato niente. Adesso che ho esplorato tutto, non c'è niente, non c'è. Io pensavo ci fosse roba qua. Invece no, non c'è una minchia. Fanculo. Dice anche quando usare il medikit a difficoltà facile. Wow. Entriamo dalla ruspa, va? L'hanno messo qua apposta. Andare direttamente qua. Quindi se tu entri da lì eviti tutte le guardie. Figata. Eccolo qui, dato taccuino, perfetto.
Volendo qua mi posso anche buttare giù e andare di là. Siamo qua sotto. Chi va là? Chi va là? Nessuno, state calmi. Non posso essermelo solo immaginato. O forse sì. No, mi devo fare tutto il giro. Cazzo è che mo non sale più? Nessuno, nessuno. Non ho sgamato? Aia. Sai che mi hanno sgamato. No, forse no. Mi ricordo dov'è la strada qua. Ah, ok. Era dove ero prima. Cazzo, non devo buttarmi giù. Sembrava davvero ci fosse. Devo essermelo immaginato. No, non è qua, lol. E mo io come riarrivo là sopra? Devo ucciderli tutti questi? Ma almeno credo. È troppo ubriaco per
Chi va là? Nessuno? Chi va là? Ma no. Passa il fuoco infernale, va? Ah no, c'ero già in fuoco. C'ero già quel fuoco infernale. Ok. Non è successo niente. Che è di qua la strada. Merda, ma quando arriva il secondo turno? Sono rimasto. Andiamo. Cioè, curati. Questo da dove cazzo è arrivato? La strada era di qua, mi pare. No, era sotto, forse. Sì. No, ma qua sotto... Vai avanti, avanti. E ora che facciamo? Cerchiamo, genio, che non sei altro. La puttana. Ho preso la granata in faccia. Ma che cazzo? Come scrivi i proiettili, oh, allucinanti. Vai, tutti distrutti. Ding ding. Questo che cazzo. Ma strano che non mi ha dato queste 30 uccisioni col fuoco infernale, oh.
Ma strano. Vabbè, non lo posso più usare, sennò... No, ho 6... 6,68, sì, lo posso ancora usare. Non devo scendere sotto le 500 munizioni infernali. Beh, andiamo. Ok, mo? Ah, qua ci sarà di sicuro un nascondiglio dei Ranger, sicuro. Che qua non c'è neanche un... Si muore. Pensavo ci fosse più roba nascosta qui, invece niente. Andiamo. Era evidente che la stazione nera era occupata dai fascisti. Ma Ullman aveva detto che mi avrebbe aspettato. Ah, questa è la stazione nera? Qua c'è un bel trofeo da fare. Vado a prendere un attimo di acqua, un po' di acqua e torno. Thank you.
Arrenditi e non ti faremo niente. Lo giuro. Ok. Stazione nera, perfetto. C'è una missione da fare qua, un trofeo. Vediamo. Completa il livello stazione nera senza uccidere o stordire nessuno. Città morta, questo me lo devo rigiocare. Devo trovare tutti i nascondigli dei Ranger. Bah, ce lo giocheremo di nuovo. Ok, quindi adesso devo completare questa missione completamente stealth. Quindi ci hai messo tanto. Dov'è Pavel? Bene, più tardi. La situazione è peggiorata. Gli imperialisti hanno letteralmente invaso la stazione. Dovrei agire da solo, purtroppo. Se riesci a disattivare il loro generatore, sarà più facile aggirare le guardie. Prendi questo. Ti aspetterò nella galleria abbandonata che porta alla polis. No, non mi serve. Mi serve solo disattivare il loro generatore, come hai detto tu. Come sta la tua famiglia? Sentono la mancanza del... E la tua? Non lo so, non li vedo da settimane. E ora siamo bloccati qui. Già. A che serve tutto questo? E chi sfamerà i tuoi figli? Lo Sturmbannführer, forse? Che vita. Forse dovremmo prendere le nostre famiglie e andarcene a Ganza. Lo sai come si fa? Bastardi. Della Russia nella nostra metropolitana. Dico sul serio. Allora rallenta. Dedicati a omicidi e saccheggi solo in vacanza. Se ne voglio. Io? No. Quelli si offrono volontari per i flotoni di esecuzione o li fanno comandanti. Sono solo realista. Poco ma sicuro. Ascolta. La fonda nella merda in giro. Perché imponiamo loro. E se non ci imponiamo. Quindi di qua si può passare o no? Lungo la linea sarà lo sfacelo. Non hai pietà per la gente. È troppo tardi per la pietà. Vattene una ragione. Ok, qui siamo finiti di parlare. Vediamo se riusciamo a passare. Sei, se vuoi che ci sia.
così tanti anni, ma sembrano non finire mai. Stiamo facendo un pasticcio. Merda, quelle maledette luci. Qua c'è un modo per passare sotto, mi sa. Non so se devo andare in fondo di là o sotto di qui. Che là c'è il soldato. Aia, aia, aia. Chi va là? Messo uno. Sono quelle stupide correnti d'aria aperta. Credo proprio che mi prenderò un bel occhio di scherzi. Non è che devo passarli sotto? Questo è incastrato. Stupido. In teoria dovrei passarli sotto, ma non mi fa passare. Vediamo se vado dritto di qua, se non mi sgamano. Vediamo. Ok, non mi hanno sgamato, perfetto. Ok, per ora ho fatto tutto giusto. Prima la festa di Coppia. Via! No, via, 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 via. Questo gira di qua? No, eh. No. Aia, aia. No, no, no. No, che me lo devo rifare tutto. Girati, girati, girati. Ehi.
Giurerei di aver sentito. Beh, devo essermelo immaginato. Di nuovo che quella luce. Culo. Mi piacerebbe acciuffare un comunista, capire cosa stanno tramando quei bastardi, finirli uno ad uno. Ma qua hai fatto il giro. Ma qua hai fatto il giro, allora dovevo andare nel tunnel. Ok. Andiamo nel tunnel. Allora dovevo andare di qua. No, dovevo andare di là. Un culo. Ah. Ok, salvataggio buono. Finora non mi hanno sgamato. Ora c'è la seconda parte. Come faccio a non farmi sgamare da questo? Hai mai sentito le storie su Metro 2 e i custodi invisibili? No. Hai sentito parlare di Ragnar? L'ultima battaglia degli dei. Deve essere forza del male per parlare. Chi dei del Pantheon sono Gli stessi. Come faccio lì? La leggenda dice che Metro 2 è nascosto dietro questo. La nostra. O sparo, guarda. Il nemico è qui! Ecco! Proseguiamo.
diavolo si sta nascondendo? Aspetta e vedrai. Mi sa che devo ricaricare, perché qua mi hanno sgamato. Ehi, abominio tu comunista! Vieni fuori! Sì, vieni fuori, così possiamo darti un'occhiata! Gente, abbassate la voce, dobbiamo cercarlo. Ok, mi ha sgamato. Là forse devo passare silenziosamente? Cioè devo passargli davanti, quello non mi vede? Può essere? O devo per forza rompere il generatore, così non ci sono più luci accese? Ok. Così non mi vede. Hai sentito le storie su Metro 2 e i custodi invisibili? Ah, lo sapevo. No. Hai sentito parlare di Ryan? L'ultima battaglia di Hitler. Devo essere nelle voci del mare. Gli dei del Pantheon sovietico si rifugieranno a Metro 2. La leggenda dice che Metro 2... Ok, vado di qua. Taquini non li ho raccolti, ma oh, se devo fare la missione stealth, come cazzo li raccolgo i taquini? Che sta salvando. Buono. Ma qua è dove ero prima? No, non è qua la strada, porca puttana. Le sue gallerie si incrociano con le nostre, le sue stazioni sono dietro le mura delle nostre. Le tue metropoli sono indivisibili. E chi crede che i pastori non avrebbero abbandonato le loro voci? Guidando ogni nostro passo, ma senza rivelarsi. Ecco che cosa vogliono credere in custodi invisibili. Ma perché non vogliono che la gente sappia che questo va di qua, fa il giro? Le pecore sono dei capricci, perché hanno abbandonato i loro pastori in un momento di sicurezza. E da quando Metro 2 è separata dal nostro mondo, i pastori si sono evoluti in un modo diverso. Non sono più umani, ma creature di un ordine superiore, la cui logica ci è incomprensibile. Chi va là? Cosa? No, dai! Ce l'avevo fatta! Attenzione! Abbiamo compagnia! No, devo ricaricare. Tanto tempo fa, i pastori governavano un gregge da vecchi, ma poi si indebolirono e le loro pecore fuggirono da terra. I due mondi erano divisi da un unico cancello, nel punto in cui la mappa è segnata da una cicatrice rossa. Ma poi accadde qualcosa e il cancello che portava Metro 2 venne chiuso da sé. Si dimenticò di me. Ecco qua. Ma anche se non ne siamo più consapevoli, Metro 2 esiste. È attorno a noi. Le sue gallerie si incrociano con le nostre. Mi dovrebbe dare il trofeo? Su? Sono uscito o no? Ancora no.
Dove cazzo è qua la strada? L'ho fatta. Trofeo. Misericordioso. Troppo guadagnato. Fatti io. Ok, vediamo che trofeo è. Se quello giusto. Senza uccidere nessuno. Ok, perfetto. Ora però dovrei trovare i taccuini. Ci sono due taccuini qua dentro. Io non ho trovato neanche uno. Andiamo a cercarli, va. Eccolo qua uno. Che mi manca l'altro. Posso tornare su da qui? Niente, lo facciamo un'altra volta. Anche se carico ultimo checkpoint, tanto il trofeo l'ho fatto. Ora un taccuino è alla fine, lo sappiamo, l'altro lo devo trovare. Allora vediamo dove sono qua, qua. Ah cazzo, da qua sotto. No, allora no. Andiamo avanti e basta. Amico mio, ce l'hai fatta! Andiamo, va?
Sali quassù e riposati. Presto arriveremo alla polis. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi e di gran lunga peggiori. Non puoi nasconderti. No, stupido. Dal futuro. Ma che cazzo? Ah, ok. È difficile descrivere cosa ho provato. Ero esausto, certo, ma anche felice. Ce l'avevo fatta. Riferito il messaggio di Hunter, la salvezza della mia stazione di origine dipendeva da me. Siamo qui per prendere la vostra stazione! Holman, sei tu? Per tua fortuna Petrovic non è qui. Lui non ama gli scherzi. Chi c'è con te? Viene dalla frontiera nord. Lo sto scortando dalla stazione nera. Molto bene, passate. Dai. Che musica trionfale. Andiamo. Benvenuto alla Polis, capitano Krasno. Vieni da lontano, giovanotto. Da dove vieni esattamente? Viene dall'Expo. Insomma, vuoi lasciarlo parlare? Senti, capitano, il ragazzo non è mai 5.45. Stato. 5.45. Non è che devo vendere munizioni della K e non quelle di grado militare? Ah, vaffanculo, devo vendere quelle della K. Ecco perché non me le conta. Non stargli addosso, eh? Va bene, va bene. Vendi. Puoi lasciare qui il tuo equipaggio. Non hai quel caso. Lo riavrai splendido, splendente. Riposati un po', Artyom. Compra. Articolo prenotato. Spero che non sia fuori. Vendi. E dove sono le tue compra. Munizioni? Le mie sono qui. Vendi. Non hai quel calibro. E dove sono le tue munizioni? Ok, basta. Le mie sono qui. Non hai quel calibro. Ottimo. Ciao. Affare.
Scambio di proiettili. Come vuoi. Ma niente di che. Venite, guardate, provate e comprate. Troppo tardi. Cazzo è la strada qua. Ora devi aspettare. Ma papà. Niente ma. Saldi, offerte speciali, le migliori armi dei grandi armaioli. Gli imperialisti sono riusciti a trincararsi da giù. Si stanno decisamente avvicinando. Si è buggato? Dov'è? Colonnello, okay. A rapporto, signore. Congedato. Artyom, sono Miller. Dov'è Ciao. Il messaggio di Hunter? Da questa parte. Andiamo. Capisco. Grazie per averlo portato alla polis. Sei c'è qualcosa da raffare qui. Convocherò una riunione di emergenza. Quando sarai convocato ci illustrerai la situazione. Tutti i membri del consiglio sono convocati nella sala del consiglio. Ripeto, tutti i membri del consiglio si recano. Sono convocati nella sala del consiglio. Tutti i consigli del consiglio saranno convocati nel consiglio del consiglio. Ok. Ok, allora. No, no, no. Lasciami in pace. Aspetta un attimo. Non puoi prenderemo un pesce e zia Nadia lo farà arrosto. Una volta io e i ragazzi ci stavamo bevendo un cacetto. Beh, qualche cacetto. Erano diversi cacetti, a dire la verità. Eravamo completamente sbronzi. Cosa? Che vuoi? Siete sempre completamente sbronzi. Sì? Cosa ti serve? Ma ne volevamo ancora. Che strano. Non ne avevate faccia ancora nuova. Avuto abbastanza. Salve. Certo che no. Scusa amico, ma io ti serviti pure. Scusa fratello, continua pure. Già. Beh, beviamo qui perché dobbiamo bere ogni occasione per fare il trofeo delle bevute. Che era successo? Che cazzo ne so. Un minuto prima ce ne stavamo strisciando fuori dal bar. Boh, vediamo ancora. Poi ci siamo guardati attorno e li abbiamo visti. Camminavano zitti, zitti. Ecco il tuo drink. Ecco il tuo drink. Lì, avete visto? Lì, no. Oh, salute, trofeo. Grande. Perfetto. Voglio andare di là io, perché non mi fate passare? E poi cos'è successo? Poi non è possibile. Ok, buono. Stiamo arrivando verso la fine, eh? Quasi platinato. Non manca tantissimo. Incredibile, Artyom. Non capisco come il consiglio abbia potuto rifiutare di prestare aiuto alla tua stazione. Mi vergogno della loro mancanza di coraggio. Ma la polis non è tutta la metropolitana. C'è ancora chi ha voglia di battersi contro i tetri. Ascolta attentamente. I Ranger hanno trovato parecchie basi missilistiche in buono stato, vicino alla città. Dai! Potrebbero anche essere attivate e lanciare un attacco contro i tetri. Purtroppo i missili dovrebbero essere lanciati dal centro di comando, T6. Ma non sappiamo dove si trovi e se sia ancora funzionante. Ma sappiamo dove trovare questa informazione. C'è un'immensa biblioteca in superficie. Mi è venuto in mente una cosa. C'è un trofeo che dice: trasmetti, raggiungi la torre radio e trasmetti il messaggio del comandante dall'avamposto. Ok, dall'avamposto.
dall'avamposto. Taccuino. Eccolo qua, avamposto. Cazzo, questo non l'ho fatto, per esempio. Boh, chissà dove cazzo è. Allora, finiamo questa È un missione e poi posto proviamo a pericoloso, rifare contiene un l'avamposto. archivio militare segreto. Dobbiamo andarci. Ora ci divideremo per non attirare l'attenzione. Tu salirai da qui. Ho già predisposto tutto. Quando raggiungerai l'entrata della biblioteca, mi troverai ad aspettarti, ok? E Ok. Artyom, fai attenzione. Un'altra cosa, al nostro ritorno andremo direttamente alla base Sparta, dove troveremo i miei Ranger. Ora, rifacciamoci La l'avamposto. decisione del consiglio fu uno shock per me, ma il piano di Miller mi ridiede la speranza. Ancora una volta, tornai tra le macerie di Mosca per scoprire come raggiungere. Menu principale. E ci facciamo l'avamposto. Dove cazzo è sta torre per trasmettere il messaggio? Allora. Capitoli. Avamposto, via. Salì di nuovo nella mosca che l'Apocalisse aveva reso cupa e pure affascinante. Alla stazione Tana mi avvertirono della presenza di una nuova squadra di Ranger imperialisti in superficie. Ma volevo esaudire l'ultimo desiderio del comandante morto e inviare il suo messaggio alla polis. Dobbiamo cercare la torre per inviare il messaggio. Oh no, no. Cazzo, prima ho esplorato bene, ma dove cacchio era sta torre? O è in cima al palazzo dove c'è il tizio con le ali? Tipo il gargoyle. L'unica cosa che mi viene in mente è che può essere lì. Dove c'è il gargoyle. Questo che cazzo ci fa qua? Ma che cazzo? Allora, ripassiamo. Abbiamo non più di 15 minuti per aprire il portello standard. Merda, se non ce la la facciamo in carenza tempo, di soldi ci ma questo obbliga che a cazzo risolvere. fa lì? Mi piacerebbe acciuffare un comunista, capire cosa stanno tramando quei bastardi, finirli uno ad uno. Dobbiamo seccarlo. Come cazzo è che era lì a destra invece di essere con gli altri? Cazzo è una novità. Guardalo come che buggato! Madonna. Allora, ripassiamo. Abbiamo non più di 15 minuti per Vabbè. aprire il portello stagno. Se non ce la facciamo in tempo, ripiegate verso la base.
Stavo pensando di farlo saltare. Che ne dici, Air Officer? Restare quassù mi fa venire... Guarda, guarda. Tra noi c'è un pensatore. Eccellente. E hai pensato a cosa faremo dopo aver conquistato la Tana? Useremo la tua stupida testa per bloccare l'uscita. Basta chiacchiere. Il Reichsführer ci ha assegnato un compito preciso. Conquistare la stazione senza clamore. Allora, qui da qualche parte ci dovrebbe essere una torre radio per riuscire a inviare sto cazzo di messaggio. Ma non ho capito dov'è. Visto niente. Perché c'è stato la radio? O è là in alto? Sono due le cose, o là in alto. Ma penso che sia là in alto, dai. Cioè, di solito le torri radio hanno la torre in alto, in una parte alta, in un edificio. E qua? È questo? Ma io come cazzo lo prendo il messaggio? Adesso ho capito. È questo qui? Ma che cazzo? La torre radio è quella. Allora, qua dice: raggiungi la torre radio e trasmetti il messaggio del comandante dall'avamposto. Raggiungi la torre radio e trasmetti il messaggio del comandante dall'avamposto. Io la raggiungo anche la torre radio, ma se non mi fanno trasmettere... Forse perché non ho ancora preso il messaggio. Thank you.
Mi serve il messaggio da trasmettere, ma non so dov'è. Che cazzo è successo? È morto? Non ci credo. La carenza di sonno gioca brutti scherzi. Non se ne sono neanche accorti. Che il messaggio da qualche parte qua. Magari adesso che non c'è il gargoyle me lo fa trasmettere. Non me lo fa trasmettere. Chissà come cazzo si fa sta roba. Secondo me tipo bisogna fare tipo il giro da qua, perché sennò non avrebbero messo tutta sta strada. Come cazzo ha fatto a vederlo? Comunque qua non c'è.
E quello lì appeso? Non l'avevo visto. Attenzione! Abbiamo compagnia! E che mi dà roba? Come faccio a saperlo? Tenete gli occhi aperti, cazzo! Lo vedi? No! Nasconde da qualche parte! No. Vabbè, devo ricominciare. Come cazzo faccio a trasmettere? Proviamo l'ultima volta, se no basta per oggi. Come faccio a trasmettere il fottuto messaggio? Giù non c'è, abbiamo detto. No! Non volevo. Qua sopra si è addormentato bene bene. Va. Non è là? Vediamo se era sotto. No. C'è solo un coltello. Dove cazzo è sto messaggio di merda? Dove cazzo è? Questa cosa dovrebbe attivarsi, non capisco il motivo perché non si attiva. Per trasmettere il messaggio. O no? Non volevo proprio fare questo, ma dettagli.
No, non mi fa saltare. Cosa? Ma che cazzo? Non ho perso neanche. Non si è visto neanche il sangue. Ma stiamo scherzando? Mio Dio. Non si è visto neanche il sangue. Così, morto, così. Madonna. Sì, abbiamo compagnia, mi sono rotto le palle. Dove cazzo è sto messaggio da trasmettere? Cazzo. Che palle. Adesso entro qua, faccio fuori tutti, mi hanno rotto le palle. Avanti. Brucia. Comunista. In tutto questo non capisco dov'è il messaggio da trasmettere. Boh, non ho capito come si fa a trasmettere quel cazzo di messaggio di merda. Tranquillo.
vivo? Cazzo. Curati. Difficoltà direi molto bassa così. Però io in tutto questo voglio capire dov'è il messaggio da trasmettere. Solo quello mi frega. Ma... da dov'è che mi sparano? Ma che cazzo? Ma da là? Minchia sti cazzi. Comunque. Che bisogna trasmettere il messaggio, cioè penso che sia lì. Forse no, cazzo, pensavo che questo era per trasmettere. Fanculo. Piede di porco? Ma sta roba? Ah no, non si può prendere piede di porco.
Allora, qua si può fare qua. No, non serve a niente. Come cazzo si fa a trasmettere il messaggio? Basta, ho esplorato tutto, non c'è niente da raccogliere. Sarà qualche buco qui dove puoi trasmettere il messaggio? Non lo so. Veramente non so come cazzo faccio a trasmettere il messaggio di Artyom. Perché se io vado giù qua finisco il livello. Cioè andare giù lì. No, ma che cazzo è che mi ha ucciso? Fanculo. Stiamo subendo delle perdite.
non è morto? Cioè, gli ho tirato la granata in faccia, non è morto. No, ma qua non c'era niente. Come cazzo si fa a trasmettere il messaggio, madafaka? Ho ucciso tutti, ma come cazzo si fa a trasmettere il messaggio? Tutti morti sono. Niente, non so come trasmettere il cazzo di messaggio. Io vado di lì. Vaffanculo. Oh, sbatti. Thank you.
esposta alle radiazioni, ecco perché muore. Quindi di là non si può passare. Basta dai. Ma che cazzo, come cazzo si fa a trasmettere il fottuto messaggio? Pezzi di schifo. Bene. Ringrazio tutti quelli che hanno visto questa live. Ringrazio Pasco che è passato. Noi ci vediamo martedì sera alle 21 con la COP di Dark Souls 3 con Suzio. O ci vediamo venerdì sera alle 21 con Terraria. Ciao a tutti belli, alla prossima!